Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk che vi parla e oggi sono qui per riassumere un po' la mia esperienza di giocatore di ritorno su Warframe dopo una pausa di all'incirca 5 anni. Dunque, mi sono fatto uno schemino perché le cose da dire sono tante. Probabilmente tante cose me le dimenticherò, le lascerò indietro o comunque sarò un po' disordinato magari nell'esporle, nonostante mi sia fatto appunto uno schemino. Quindi abbiate pazienza, vi consiglierei di armarvi di popcorn, tè, Coca-Cola o semplicemente di mettermi di sottofondo tipo podcast mentre fate qualcos'altro. Ritornare su Warframe dopo tutto questo tempo è sia difficile sia facile, perché ad esempio il parkour ti resta appiccicato, non ho avuto problemi a riprendere la mano col movimento e lo shooting e il cast di abilità di Warframe. Un pochino con un paio di tasti che io avevo customizzato e che non mi ricordavo bene e che forse in Duviri invece tornavano alla mappatura dei tasti originale, quindi lì io vabbè mi sono un po' ingarbugliato, ma questo è un problema più che altro mio comunque di mappatura tasti, niente di che. Quindi c'è un senso di familiarità che però si va ad affiancare a tantissime novità. Tantissime novità. In 5 anni ho stimato più o meno, insomma, appunto una stima alla buona, circa un 30-35% di equipaggiamenti nuovi in ogni singolo settore, quindi circa un 30% in più di primarie, 30% in più di secondarie, di corpo a corpo e di Warframe. E i contenuti in più non sono solamente equipaggiamenti. Abbiamo anche, vabbè, moltissime mod in più di prima, tra l'altro mod che riflettono comunque un cambiamento graduale inesorabile del gioco che c'è sempre stato, quindi mod che si adattano a un gameplay, a un meta differente. Ovviamente questo fa sì che alcune mod precedenti restino magari indietro fino a che non vengono ritoccate, per molte mi è stato accennato un po', insomma, che diverse sono state sistemate. Banalmente è stato cambiato il sistema del combo counter, quindi il corpo a corpo funziona in un modo diverso rispetto a come funzionava 5 anni fa e quindi di conseguenza anche le mod relative a ciò sono state modificate, non so se tutte, mi auguro di sì, però ecco, appunto, cambiano tante cose, alcune mod e alcuni equipaggiamenti, anche alcuni frame restano indietro finché non vengono ritoccati, e questo è abbastanza normale in questo genere di giochi. Prendiamo banalmente anche League of Legends, però non voglio iniziare a aprire super parentesi come faccio di solito. Comunque, giochi che sono game as a service, che durano tanti anni e che continuano a montare su contenuti, prima o poi devono svecchiare i contenuti vecchi. Che si tratti di un tileset, insomma di una mappa molto vecchia, o che si tratti di un frame, o di una mod, o di una pistola, eccetera eccetera. Quindi, per ritornare sul sentiero, tanti equipaggiamenti in più, evoluzione, stratificazione maggiore per le build, tant'è che oggi fare un video di una build ha poco senso, cioè oggi ha più senso, già 5 anni fa iniziava a prendere forma questa cosa, in realtà ha più senso fare il theory crafting di un loadout. Ho visto addirittura, mi ha colpito tempo fa, il video di una build per la Paracesis, per Steelpath, basata essenzialmente su tutto ciò che bypassa armatura, quindi insomma fondamentalmente bleeding e quindi danno critico. E la build, quella che veniva definita build per la Paracesis, in realtà comprendeva uno specifico frame, specifiche mod sull'arma e sul frame, specifiche gemme sul warframe e specifici arcane, insomma tutta una serie di cose, e veniva definita la build della Paracesis, e questa cosa l'ho trovata estremamente significativa per descrivere la situazione attuale di Warframe, che secondo me da un punto di vista di theory crafting, effettivamente di opzioni date al giocatore, è un periodo molto positivo. Molto positivo anche perché finalmente i giocatori di Warframe sono riusciti ad ottenere quello che comunque volevano da tanto tempo. Che cosa? La solita cosa che tutti i giocatori di un game as a service prima o poi chiedono, soprattutto se non è un PvP, ma appunto un PvE con del grind, delle build, cose da farmare, da ottenere. Un endgame degno di questo nome, ovvero un contenuto di gioco in cui poter riuscire ad utilizzare tutto quello per cui abbiamo sudato sette camicie in migliaia di ore di gioco, in anni e anni di gioco. E quindi ci hanno dato lo Steelpath, ed è un contenuto veramente interessante. Sono molto soddisfatto di questo aspetto del gioco,
anche se è stata dura riuscire a sbloccarlo. Ecco, questa cosa non mi è piaciuta. Capisco l'idea di intendere lo Steel Path come una sorta di New Game Plus della mappa stellare, per cui finisci la mappa stellare, dopodiché la puoi giocare in una versione potenziata con un più 100 di livello fin dal principio, a fronte anche di bonus, poi ci ritorniamo, sono bellissimi, questa cosa qua è una figata. Però non mi puoi obbligare anche a fare tutti i nodi delle quest. Cioè, se io una quest non l'ho ancora fatta, tipo Angeli della Zariman o Sussurri nelle mura, non mi puoi inibire l'accesso allo Steel Path finché non ho fatto quella quest e non ho fatto i nuovi nodi. Perché se io non ho ancora fatto quella quest, non ho sbloccato i nuovi nodi, non ce li ho, quindi non li posso fare. E in teoria sulla mappa stellare, secondo me, dovrei poter usufruire dello Steel Path. Io invece ho ripreso a giocare prima di Natale, non avevo fatto Angeli della Zariman, poi è uscito Sussurri nelle mura, mesi dopo recupero le varie quest, arrivo a fare Angeli della Zariman, ma siccome era uscito nel frattempo Sussurri nelle mura, nuovamente mi trovavo tagliato fuori non solo dallo Steel Path, ma dalle Arbitration, e le Arbitration ti permettono di avere accesso alle mod Galvanized. E mi ricollego a quanto detto prima, le mod Galvanized sono mod che comunque ti proiettano di più nel meta attuale di Warframe, e senza quelle mod lì, adesso non me le ricordo tutte, ma mi pare che in particolare multishot e danno sugli status sono una coppiata di mod presente per qualunque categoria di arma e sono estremamente importanti. Qualunque categoria forse no, non credo ci sia il corpo a corpo. Primaria divisa in fucili a pompa e fucili, e poi probabilmente secondarie, credo che siano queste tre parti qui. Ma sono mod importanti. E l'ho capito subito, questo già prima di Natale, al punto che ho iniziato a ricostruire le novità in Warframe partendo da queste mod. Cioè sono andato su Overframe, un sito dove ci sono delle build, ne ho guardate alcune nella categoria top tier per capire quale fosse il meta, ho iniziato a notare queste mod galvanized un po' dappertutto, allora sono andato sulla wiki a capire come si potevano ottenere, ho visto che si ottenevano dalle Arbitration e ho scoperto che le Arbitration avevano praticamente gli stessi requisiti dello Steel Path. Ed è un po' antipatico. Ora capisco che anche le Arbitration erano intese come contenuto endgame, questo mi è stato raccontato in realtà e lo sto riferendo così com'è, io non c'ero quando sono state introdotte, quindi non lo so, ma mi fido. Però comunque non puoi estendermi il requisito minimo del completare tutti i nodi della mappa ogni qualvolta me ne aggiungi nuovi, chiusi all'interno di una quest che per me potrebbe essere ancora molto lontana. Ora, ho visto in realtà che si può arrivare ad esempio a Deimos con un mastery rank molto basso, 7-8, quindi credo che le quest oggi dal punto di vista di un nuovo giocatore siano qualcosa che si macina rapidamente, che sono ben integrate nei progressi di gioco. Una volta non era così, alcuni di voi lo sapranno, altri no, ma insomma per anni le quest non ci sono state su Warframe, quindi ad esempio per me che ho, non so, 3000 ore su Warframe, tantissime di queste migliaia di ore io l'ho trascorse senza che i miei progressi nel gioco venissero scanditi da una storia che andava avanti. Quindi non mi è chiaro oggi quante ore di gioco richiedono a un nuovo giocatore, insomma, per riuscire ad arrivare a, ad esempio, Sussurri nelle mura e quindi poter sbloccare lo Steel Path. Ritengo che bisognerebbe trovare un sistema alternativo, quindi o sbloccarlo in base a ciò che è accessibile al giocatore in un dato momento. Cioè io non ho ancora fatto Angeli della Zariman, bene, mi sblocchi lo Steel Path per la mappa stellare se l'ho finita tutta, faccio Angeli della Zariman, continuo ad avere lo Steel Path nella mappa ma non ce l'ho in Angeli della Zariman finché non ho completo tutto, e così via per Sussurri nelle mura e per eventuali contenuti futuri. Mi sembra più sensato un sistema di questo tipo. A parte questo, che secondo me è una grossa pecca, andrebbe rivista un pochino. Si potrebbe fare anche, ne chiacchieravamo con amici di questa cosa, anche sbloccarlo pianeta per pianeta, ma lì è più complicato e forse sarebbe meglio evitarlo per una serie di discorsi di taxi, di andare lì a lecciare esperienza, di carriare la gente. È meglio evitare, bisogna far sì che comunque una persona accumuli una serie di ore di gioco, di esperienza, di equipaggiamenti prima di avere, diciamo, il diritto di accedere allo Steel Path, perché comunque dà dei bonus esagerati a fronte anche di contenuti un po' difficili, quindi non andrei a sfasare troppo questo equilibrio magari sbloccandolo pianeta per pianeta, ma come ho appena finito di dire, mi sto incasinando, lo sbloccherei per la mappa stellare e per i contenuti delle quest separatamente l'uno dall'altro.
Torniamo sul seminato. Quindi un po' antipatico da sbloccare, però poi un contenuto veramente degno di questo nome. I nemici partono con più 100 di livello base e noi abbiamo dei bonus interessanti, in particolare 100% di drop chance di risorse di qualunque tipo e più 100% di drop chance delle mod, se non sbaglio. Quindi interessante, e a un certo punto per un giocatore navigato diventa fondamentalmente inutile giocare in un contenuto non Steelpath. E lo Steelpath diventa il tuo nuovo gioco normale, appunto come un New Game Plus in tanti altri giochi. Quindi idea veramente interessante e geniale. Geniale perché c'è un problema nei contenuti endgame, secondo me, in molti giochi, ovvero che a volte sono accessibili solo da una nicchia di giocatori. Pensiamo ai raid su Warframe in passato, qualcuno se li ricorderà, qualcuno non saprà neanche cosa sono. Comunque dei contenuti piuttosto difficili che si potevano affrontare, anzi andavano in realtà affrontati in 8 giocatori. Contenuti molto complessi, con una serie di puzzle, fasi varie che si alternavano, insomma richiedevano build specifiche, cooperazione e tutta una serie di cose. Erano contenuti complicati, soddisfacenti, però afflitti da una serie di problemi, ma questo lo accantoniamo, non è inutile parlarne ora. Più che altro un problema è che, a detta di Digital Extremes, erano giocati da pochi giocatori. Quindi il problema per uno studio di sviluppo nel creare un contenuto endgame è che devono investire comunque soldi e risorse, e devono farlo, o meglio, e lo faranno se questo contenuto poi ha il potenziale per essere giocato da tanti giocatori. Se viene giocato solo da una nicchia di persone, capite che non è remunerativo. Non c'è un rientro, un ritorno economico, quindi non vale la pena. Con lo Steelpath sono riusciti, secondo me, ad unire l'utile al dilettevole, perché lo Steelpath non è difficile da implementare. Sicuramente avranno dovuto cambiare tutta una serie di formule, e negli anni so che molte sono cambiate. Qualcosa mi è stato detto, qualcosa ho visto o sospettato. Gli stati alterati sono cambiati. E il funzionamento dell'armatura, non so se è cambiato in sé il funzionamento dell'armatura o comunque sono cambiati i sistemi per poterla togliere. Ribilanciamenti di mod anche credo legati a questi aspetti. Mi pare che Corrosive Projection mi abbiano detto che sia stata ridotta, forse per dare più spazio alle abilità di armor, come si dice, armor stripping. Gli HP dei nemici prima salivano in modo esponenziale, quindi dopo un tot si iniziava a percepire che erano veramente duri da tirar giù. Oggi invece si parla di level cap. Una volta non credo esistesse il level cap, correggetemi se mi sbaglio. Io non sono mai stato uno che andava a fare chissà che contenuti assurdi, ma non mi pare che prima esistesse, perché a livello 9999, cioè appunto al level cap, non so quanti HP avrebbero avuto in passato. Credo che sarebbe stato improponibile. Oggi esiste un level cap, ho avuto modo di assaggiarlo un po' nel circuito di Duviri, quindi un pochino cittando quasi, insomma, perché lì ci sono i decreti, quindi hai una marcia in più, però insomma ho avuto modo di provarlo. Interessante, meno spaventoso di quanto credessi. Sicuramente in versione non Duviri è più complicato, però ecco, è complicato il giusto, cioè richiede conoscenze profonde del gioco e ti fa sfoggiare tutto quello che hai ottenuto fino a quel momento. Ma di nuovo sto perdendo il filo. Volevo dire in buona sostanza che lo Steelpath esiste grazie a una serie di modifiche ai valori numerici, alle formulette del gioco, che non so se sono state fatte apposta per lo Steelpath in parallelo, oppure lo Steelpath prima è uscito in un modo embrionale, dopo è stato modificato, non lo so. Fatto sta che oggi può esistere grazie a queste modifiche qui. Ma soprattutto la figata dello Steelpath è che è un contenuto endgame di cui hanno già tutto gli sviluppatori. Non devono investire soldi per creare delle robe complicate come erano i raid. Hanno già tutto, i livelli sono quelli, i nemici sono quelli. Semplicemente li hanno resi più difficili fin dalla partenza. Hanno rivisto meglio lo scaling di alcune cose e danno al giocatore una maggior probabilità di ottenere mod e risorse. Basta, finito, e funziona da Dio. Da aggiungere che hanno dato anche una risorsa apposita, che adesso neanche mi ricordo che faccia c'ha, con un negozio da Teshin per prendere delle cose. E in questo capisco come mai mi hanno detto che le arbitration sono state un primo timido tentativo di fare qualcosa di simile allo Steelpath di Endgame, ma un po' fallito direi, perché sono tutt'altro che difficili le arbitration. E aumenta le difficoltà, nel senso non sono necessariamente un contenuto che giocato endless è basico e super facile, però non è neanche così complicato. Però anche lì si ottiene una risorsa che poi si può andare a spendere in un negozio apposito, quindi si nota che ci sono delle somiglianze fra le due cose.
Comunque, anche le arbitration in sé a me non è che mi creano particolari problemi. Non ne ho sentito parlare con entusiasmo, ma fin dove le ho giocate le ho trovate abbastanza carine. Si fa tanto endo, mi hanno detto che ci sono comunque posti e modi per farne di più, però tutto sommato è dignitoso. Quindi io che devo farmarmi comunque anche le risorse specifiche dell'arbitration, non mi ricordo, sono le Vitus Essence forse. Già che sono lì mi faccio anche l'endo, mi sta bene. E quindi niente, chiudiamo il capitolo Steelpath, perché mi sto incasinando, mi sto perdendo, ci sono tante cose da dire. Lo chiudiamo, stop. E ritorniamo al mio schemino, che dopo lo Steelpath presenta una serie di cose. Ho scritto Archon Hunt, nuova modalità dei laboratori. Allora, nuova modalità dei laboratori è quella dei laboratori di Albrecht, io lo chiamo Alberto per semplicità. E io non l'ho ancora giocata, quindi non ne parlerò, perché non la conosco. Archon Hunt, me lo sono segnato accanto allo Steelpath, perché anche se non raggiunge necessariamente la difficoltà dello Steelpath giocato Endless, comunque parte da una buona difficoltà, richiede un minimo di impegno, è una sorta di sorti. Non volevo fare il gioco di parole, ma è uscito. Comunque interessante, che ti dà poi una reward utile, una gemma, le gemme. Rapidamente, sono o non sono una buona idea? Sono una buona idea, perché come dicevo all'inizio del video, oggi il gioco ti dà un sacco di sfaccettature in più per creare le tue build. Banalmente, se oggi andiamo a mettere tre gemme che ti danno, non lo so, potenza, potere, anziché durata, bla bla bla, abbiamo 30% in una data statistica, torniamo sul nostro Warframe, ci liberiamo di quella mod lì e possiamo mettere qualcos'altro, quindi in questo senso possiamo personalizzare ulteriormente i nostri Warframe e i nostri loadout. Come dicevo prima, oggi si può ragionare molto in termini di loadout, o quantomeno oggi possiamo fare una build attorno a una cosa che ci piace, sia essa un Warframe o un'arma, e questa cosa è figa. Perché dico questo? Perché ad esempio, ritornando all'esempio fatto prima di questa build della Paracesis che avevo visto qualche settimana fa, la build prevedeva di utilizzare Inaros per un qualche motivo che non so, presumo per qualcosa nel suo kit per la survivability, non lo so, non so neanche com'è oggi, se l'hanno modificato, sono cambiati tantissimi frame. Andava a mettere... No, il telefono ora no! E voi giustamente direte, ma mettilo su silenzioso quando registri, ma poi vibra, il microfono lo prende lo stesso, quindi non cambia niente. Comunque dicevo, per questa build utilizzava Inaros, gli metteva, mi pare, 5 gemme rosse che andavano ad aumentare, credo, il danno critico. E quindi di conseguenza aumentavano tutto il discorso relativo al bleeding, se non è cambiato dovrebbe essere ancora così. E mi hanno detto che non bypassa più gli scudi il bleeding, ci sono rimasto di un male, però non li bypassa più, anche al contrario, anche su di noi. Quindi devo stare attento solo con la tossina, con l'occhio, e questa è una roba interessante. Correggetemi se sbaglio comunque, perché ribadisco, ho dovuto assorbire una quantità di contenuti mostruosa in questi mesi e tanta roba ancora non me la ricordo, non mi resta insomma in testa, o ancora non ci ho sbattuto la testa sopra. Scusate ragazzi, mi è squillato di nuovo il telefono, fra un po' lo lancio dal balcone, ho perso nuovamente il filo. Volevo parlare dell'Helminth, perché ho nominato le gemme e non posso non parlare dell'Helminth, che poi tra l'altro è una cosa importantissima e anche una figata, una delle introduzioni più belle in assoluto, perché assolve a tantissimi scopi. Uno, aumenta, come dicevo, come ho detto fin dal principio, la capacità nostra di personalizzare i nostri loadout, nello specifico i nostri Warframe, perché sacrifichiamo un personaggio, un Warframe, un'abilità viene assorbita dall'Helminth e ci dà la possibilità di installarla al posto di un'altra sui nostri altri Warframe. Tra l'altro è una procedura comunque abbastanza semplice, abbiamo i soliti tempi da aspettare, ma è normale. DE non vuole ovviamente che consumiamo tutti i contenuti in un lampo, quindi tutti questi timer che abbiamo in gioco, tutte queste attese, sono anche funzionali a loro per impedire a una persona smanettona che sta sul gioco un sacco di ore di spararsi a bomba tutti i contenuti in un lampo. Immaginatevi se i Warframe non si facessero in 3 giorni, le armi in 12 o 24 ore, non ci fossero 24 ore da aspettare per l'Helminth, molte cose sarebbero esageratamente veloci da fare, tant'è che poi alcuni timer sono lunghi all'inizio e poi li sistemano, li azzerano, li accorciano banalmente per creare il rail jack durante la quest. Ritorniamo al discorso Helminth, molto interessante. Personalmente finora l'ho provato soltanto su Loki, ho provato a giocare Loki con Banish sempre al posto del telescambio,
Banish per utilizzarlo in particolare sul decoy. È stato un esperimento carino, non mi ha convinto troppo, sono andato su un più generico larva dopo aver deciso fra larva ed ensnare. Ci ho pensato un po', tutte e due ottime, tutte e due funzionano bene con la solita build di Loki che comunque si basa tendenzialmente su durata e portata. Anche se oggi andare giù di potenza potere in realtà su Loki riduce gli HP del decoy che è stato modificato, e che hanno fatto delle modifiche, ragazzi, che avevo preso sotto gamba su Loki, ma in realtà ottime. Ottimo nuovo augment, ottima la modifica al decoy. Loki resta un po' indietro, resta un po' atipico, però sono d'accordo effettivamente che è difficile toccarlo senza snaturarlo. Comunque chiudiamo la parentesi Loki, su quello magari farò un video apposito se e quando avrò voglia di farlo. Helmint, davvero ottima idea, dicevo, assolve a diversi scopi, perché uno, possiamo riciclare e usare in qualche modo i vecchi frame, peccato che ne abbia buttati tanti a un certo punto per fare spazio, non ne avevo neanche bisogno, era un discorso mio di ordine, alcuni ho iniziato a cestinarli e vabbè, però insomma, vecchi frame adesso si mettono lì e servono a qualcosa. Seconda cosa, è un sink di risorse un po' esagerato, ma aiuta a farti capire che quello è uno strumento per un giocatore navigato. Un nuovo giocatore può usare l'Helmint quando lo ottiene, sì, ma con moderazione, perché riuscire a sfamare quella bestia lì per un nuovo giocatore non è facile. Cioè, la quantità di risorse che fagocita ogni volta che gli facciamo fare un'operazione sono magari settimane di farm negli anni passati. Ora, settimane forse sto esagerando, non lo so, ma sicuramente come nuovo giocatore non avrei potuto in pochi giorni dargli da mangiare già una decina di frame, provare a installare un paio di abilità su Loki e insomma, no, non ce l'avrei fatta. Parliamo di storia, ragazzi, poi chiudiamo questa parte di video perché sono già 20 minuti e mi sembra che, cioè, ero a 7 un attimo fa, non so com'è possibile. Comunque, la storia, è finito un arco narrativo enorme, quello dei senzienti, il primo in realtà arco narrativo del gioco, fondamentalmente il primo, sì che è il primo, certo, poi gli altri sono tutte storie secondarie, ed è iniziato questo secondo arco narrativo che finalmente dopo tanti anni darà modo a DE di ricollegarsi a Dark Sector, il loro vecchio progetto di tanti anni fa. Qualcuno lo conoscerà, qualcuno no, comunque un gioco action in terza persona in cui si poteva rivedere in forma embrionale una serie di prequel di Warframe, però Digital Extremes mi ha raccontato che insomma non aveva la possibilità, non ha avuto al tempo la possibilità di sviluppare esattamente il gioco che voleva, gli hanno detto di farlo in un certo modo. Fatto sta che ora con Warframe 1999 vanno praticamente a riprendere quel discorso del gioco Dark Sector, riadattandolo e creando finalmente un collegamento, una sorta di prequel, ma non è un prequel perché ci sono comunque delle, come si dice, i paradossi temporali, però insomma è una rivisitazione di un loro progetto passato che riescono finalmente a rinsaldare con Warframe, con il loro progetto attuale, quindi interessante, vedremo dove andremo a parare, ma chiudiamo qua il discorso storia. Arriviamo alle note dolenti, che non sono in realtà poi tante, ce ne sarebbero, perché a me Warframe fa sempre incazzare come una bestia, perché un po' io ho un NAT ristretto, quindi ho sempre problemi di connettività ed è frustrante, a volte non esci dall'arsenale, insomma succedono robe strane, è un po' antipatico, mi fa incazzare la loro incredibilmente bassa capacità di spiegarti come si fanno le cose. E io sarò lento a capire, ci sarà anche da parte mia insomma una buona dose di colpa, se vogliamo incolpare uno che è lento a capire, insomma non mi sembra esattamente una colpa. Comunque, poche informazioni a schermo esaustive, c'è tanto cluttering visivo che comunque a me personalmente ostacola una visione chiara dei segnalini dell'obiettivo e di cosa devo fare. Recentemente mi sono incazzato come una bestia perché sono andato a fare un circuito, no, non un circuito Duvir, sono andato a fare una Duvir Experience in pubblico, ma poi mi hanno abbandonato e quindi sono andato avanti da solo, sono arrivato alla fine, era in Steelpath preciso, ho farmato una discreta quantità di decreti, non avevo però chissà che loadout, sono arrivato al boss finale, quando ti danno il cavallo, no, che devi
sfuggire a una sorta di colonna di energia, insomma, lì non sapevo cosa dovevo fare. L'unica cosa che succedeva è che Teshin mi diceva: prendi il cavallo, è la tua unica salvezza. Mi spuntano all'istante il cavallo, 6 segnalini rossi o 4, non so quanti fossero. Salgo sul cavallo, inizio a volare, preso dal panico, cerco, guardo sotto la minimappa se mi diceva, mi dava un obiettivo, no, non mi diceva niente. Vengo shottato, era il mio ultimo revive, 1 ora e 6 minuti di gioco buttato in eccesso. Ho disinstallato, ragazzi. Ho disinstallato e reinstallato il giorno dopo. Un domani magari dedicherò un video anche alla mia impulsività e a da cosa deriva. Comunque, mi fa incazzare di molto spesso e sono sicuro che farà incazzare anche molti di voi spesso e volentieri. Qualcuno magari non lo ammette, ma ci sono delle magagne che danno fastidio e che sono rimaste comunque, perché ci sono problemi di spawn, ad esempio. E il problema dello spawn ce l'hanno sempre avuto. Qualcuno si ricorderà come funzionavano le sterminie una volta, cioè spesso dovevi abbandonarle e rifarle perché mancavano i nemici per completare la sterminio. E come l'hanno risolto alla fine? L'hanno risolto mettendo spawn infinito di nemici anche nella sterminio. Questo un po' è colpa loro, in realtà è tutta colpa loro, però è dovuta spesso... Riformulo, spesso i problemi di Warframe sono dovuti a un engine che ha dimostrato di essere valido e malleabile e duttile, ma con anche dei limiti grossi, e quindi ogni volta che devono fare qualcosa devono farci il workaround, come è successo di recente per l'abilità, come si chiama, di Mirage, Eclipse credo, quella insomma che se sei in luce hai più danno, se sei in ombra hai resistenze aumentate. L'hanno dovuta cambiare perché oltretutto l'hanno messa, mi pare che si possa dare all'Helmint, quindi di conseguenza la puoi dare a tutti, quindi è un'abilità gettonata, però non riuscivano a farla funzionare perché una parte, cioè il calcolo dei danni viene fatto dalla CPU e la condizione di luce ombra invece è a carico della GPU, la scheda grafica, e quindi era difficile riuscire a fissare questa cosa. Quindi il workaround è stato: no, facciamo votare i giocatori, cosa volete fare, cerchiamo di fissarla ma si romperà sempre, o no. Anche qui in realtà mi è stata riferita questa cosa, lo sottolineo non perché non mi fido della fonte, è solo che non l'ho letto io in prima persona, però ha senso tutto il discorso. E quindi hanno un engine così, che da un lato è grandioso, io non avrei mai scommesso sugli 11 anni di Warframe, secondo me sarebbe crollato tutto come un castello di carte, continuo ad avere un po' questo timore, però ecco, ha i suoi limiti e i suoi punti di forza, però i limiti secondo me con gli anni che passano diventano sempre di più. E sono convinto, e qui mi ricollego a un'altra delle note dolenti, che sia colpa dei limiti dell'engine se contenuti potenzialmente molto interessanti come le Arkwing e il Railjack non sono riusciti mai a decollare. Sì, pun intended. E in realtà mi è venuto così al volo, non è che dici me lo sono studiato, ci ho pensato la notte, è così, è improvvisazione, ragazzi. In realtà io non posso sapere se sia stato veramente un problema legato all'engine, però senza ombra di dubbio ci sono dei contenuti che sono rimasti indietro e sono tuttora in una situazione stagnante. Qualcuno direbbe grazie al cielo e che ci restino, e io invece preferirei insomma vederli fiorire in qualche modo prima o poi. Sto parlando delle Arkwing, del Railjack, ma anche del Necromech, che per me è una novità, perché io l'ho fatto lo scorso Natale, per me nella mia testa è un qualcosa di nuovo, invece ha già qualche annetto sulle spalle e ci sono tuttora solamente 2 Necromech, e va bene così in realtà, perché maxare un Necromech, ragazzi, cioè, allora, o mi metti un onslaught per i Necromech, cioè me lo devo portare al 40, lo devo farmare 5 volte, fammelo far da qualche parte. Io sono andato su Fortuna e sugli open world, un pochino su Fortuna, ma Fortuna non mi piace tanto, sono andato su Deimos, nel Cambion Drift, però l'ho expato una volta e l'ho formato, ma è rimasto lì, sarà al 2 tipo con la prima forma, è troppo, troppo noioso da fare. Poi appunto c'è dietro comunque un'altra fazione da tirare su. Perché cosa? Il Necromech, ragazzi, per quale motivo lo facciamo? A qualcuno può piacere sicuramente, non lo metto in dubbio. Però fondamentalmente il Necromech viene fatto perché è un requisito della nuova guerra, altrimenti della quest, altrimenti cioè, penso che molti lo skipperebbero a pie pari. Il Railjack, il potenziale c'era, Steve si fece un gran mazzo per riuscire comunque a dare vita a questo contenuto.
però soffre dello stesso problema dei contenuti Arkwing. Cioè, dov'è che funzionano bene le Arkwing? Nei contenuti non Arkwing, banalmente per svolazzare in giro nelle open map, ma nello spazio il gioco, la triste verità è che fa schifo. Cioè, arrivano questa tonnellata di nemici. Allora, con il Railjack migliora, perché non ci sono più soltanto questa specie di scooter volanti di Corpus e Grenier che ti approcciano e da tutte le direzioni a 360 gradi e tu gli devi sparare. Tra l'altro stavo pensando, ma il suono dell'Imperator Vandal nel contesto dello spazio, una battaglia spaziale, è proprio terribile. Vabbè, ma questo non c'entra. Con Railjack almeno abbiamo anche delle astronavi un po' più grandi, abbiamo delle, che ne so, delle postazioni difensive su degli asteroidi, quindi è un po' più figo. Tant'è vero che la parte spaziale di New War non era male da un punto di vista visivo, almeno era abbastanza spettacolare, così come anche nella quest in realtà del Railjack. Ma le missioni in sé, uno parte un po' gasato, se gli piace l'idea comunque di gestire una navetta con 3 NPC o con i propri amici, quello è figo, dai, quanti giochi sono usciti comunque seguendo questo concept, e noi ce l'abbiamo gratuito, incluso in Warframe, che a sua volta è gratuito, è figo. Però poi ti accorgi rapidamente che non è altro che un asterminio spaziale, che poi diventa rapidamente un entra dentro una nave o una stazione e fai una missione normale. Quindi praticamente è una doppia missione in ogni missione, e alla lunga, neanche troppo alla lunga, stufa. Però il potenziale secondo me rimane. Credo però appunto che la parte spaziale vada rivista e resa più interessante in qualche modo. Lungi da me adesso dal stare a fare una sessione di brainstorming per capire come fare ciò. Il K-Drive andrebbe almeno nominato. Il K-Drive secondo me, ragazzi, doveva essere un qualcosa di votato al divertimento, senza grind, senza menate, sblocca, maxa, mod, quest, niente di tutto ciò. Doveva essere un contenuto semplice e divertente. Potevano secondo me addirittura un po' fare tipo Lunaro, presente? Sì, quella cosa del conclave. Ah, non sapete cos'è il conclave? Avete presente che c'è un terminale sulla nave? Vabbè, lasciamo perdere. Ci sto scherzando su, ma è un altro contenuto bistrattato. Chi mi conosce da tempo sa che comunque io il conclave lo apprezzavo abbastanza. Lunaro è stata una cosa carina, però anche lì lasciata marcire pure quella. Non so se c'è ancora, credo di sì. Il Capture the Cephalon, che è la versione di Warframe di Cattura la Bandiera, è una cosa che mi era piaciuta molto a me quando è stata introdotta. È l'Index fondamentalmente. No, cosa sto dicendo? Però ci somiglia un po' all'Index. Vabbè, troppe parentesi, sto andando in confusione. Il conclave è un'altra cosa, insomma, che assieme a Lunaro, Capture the Cephalon, tutto il conclave è una roba che è andata un po' a marcire. Ma stavo dicendo, il K-Drive potevano inserirlo come Lunaro, come una roba sportiva, istanziata, con 3-4 tracciati, li prendevano pari pari da percorsi già fatti sui tiles già presenti, sulle open map, che ne so. Poi ti mettevi in coda, facevi una gara, magari 4-8 giocatori, col K-Drive. Una roba a svago, tipo Warframe Fighter, fatto un po' meglio. Pace, no? Ci poteva stare secondo me, invece no, lasciate marcire anche quello, ed è fondamentalmente inutile in termini di gameplay. Quindi se non mi ci metti almeno un contenuto fun da farci, che un po' c'è ma diciamo che non c'è, è tempo sprecato. Siamo arrivati all'argomento finale, che però non è finale, perché mi sono appena ricordato che non ho parlato delle armi in Carnon, Kuva Lich e Tenet. Mi sono dimenticato, vero? O ne ho già parlato e ora ne parlerò una seconda volta, non mi ricordo. Ne parlo lo stesso. Sono le cosiddette armi da endgame di oggi su Warframe. E premetto che le Kuva Lich e Tenet io ancora non ne ho. Quindi c'ho ben poco da dire a riguardo. L'Incarnon ho appena fatto il Boltor e sto per fare l'Alex. Sono interessanti, sono degli strumenti offensivi che erano abbastanza necessari per aiutare comunque il giocatore ad affrontare lo Steelpath, quindi il nuovo contenuto da endgame presente in Warframe. Per quel poco che ho avuto modo di vedere sono interessanti e hanno sperimentato nei modi richiesti per poterle ottenere. Nello specifico il Kuva Lich riprende un po' il discorso delle Nemesi dei due Middle of Earth, Shadow of War e Shadow of Mordor, in realtà Shadow of Mordor e poi Shadow of War, vabbè. Interessante, le Tenet non so molto, anzi non so niente in realtà, sono una dozzina di armi comunque per categoria. Le Incarnon non so quante siano, alcune si prendono già fatte, ma in realtà la roba figa è che ti danno questo coso, Genesis qualcosa, che si installa su vecchie armi ormai superate,
e ci consente di recuperarle. È un modo intelligente per recuperare vecchi equipaggiamenti, ribilanciandoli però con un nuovo contenuto di gioco, quindi senza andare semplicemente a patcharle. E quindi viva nuovamente il Boltor Prime, Barston Prime, Latron Prime, Lex Prime e quant'altro. Quindi bella cosa su cui non mi voglio dilungare troppo perché non le conosco abbastanza bene. Però mi aiuta a ricollegarmi a Duviri. Perché? Perché per fare le armi in Carnon bisogna fare il circuito Duviri in Steelpath. Il circuito Duviri innanzitutto è figo perché in versione base ci consente, seguendo una rotazione presumo specifica, in Steelpath c'è una rotazione di 7 settimane che si ripete, non lo so nella versione non Steelpath se è randomico o meno, però ci consente, o meglio consente ad un nuovo giocatore di sbloccare un Warframe base in maniera alternativa, ottenendo tra l'altro, ho notato almeno questa settimana, anche almeno un augment di quel Warframe. Mi sta andando giù la voce perché sto registrando da tantissimo e l'ho trovato interessante, ma non l'ho provato perché non mi serve. Ma il circuito in Steelpath è molto figo. È molto figo perché permette a tutti di assaggiare, come dicevo prima, il level cap, o comunque di andarci molto vicino a seconda dei casi, delle capacità e delle build, con il vantaggio dei decreti, quindi rendendo la curva di difficoltà potenzialmente più morbida. È un contenuto un po' roguelike, quindi potrebbe essere, cioè in un caso di sfiga tremenda potrebbe non aiutarvi a avere i decreti. Potreste anche spenderli male, può capitare, però è più raro credo come caso. Cioè tendenzialmente ti danno cose positive, magari se rischi troppo sacrificando magari metà dei tuoi HP in funzione dei danni, senza però studiare troppo, tenere troppo in considerazione i danni che incasserai, sì, potenzialmente potrebbero esserci dei problemi. Sto aprendo di nuovo troppe parentesi. Insomma, il circuito è interessante. Trovo però un po' strano che serva il circuito di Duviri per ottenere le armi in Carnon, che poi alla fine vai a usare nello Steelpath normale. Ok, cioè te lo puoi portare anche su Duviri, ma tendenzialmente lo fai per andare ad avere un'arma per portarti dietro un'arma forte nello Steelpath della mappa stellare normale, perché ne hai bisogno. Ho visto le due Lycor, sono una roba devastante con l'Incarnon. E mi sembra quasi un controsenso che si prenda questa cosa qui su Duviri. Però la realtà, e ne stavo parlando con un amico di recente, è che il circuito di Duviri non è Duviri. Ha i decreti di Duviri, ma non c'entra un cazzo con Duviri. Non c'è manco il Drifter, non c'è il combattimento corpo a corpo del Drifter. Ci sono alcuni nemici di Duviri che però affronti col Warframe e quindi in realtà perdono qualunque tipo di sfaccettatura che avevano, perché non devono essere più affrontati coi perri o con robe particolari, gli spari e muoiono, anzi fanno quasi tenerezza come vengono giù affrontati da un Warframe. Quindi in realtà il circuito Duviri ce l'ha solo nel nome e nei decreti. Un'altra cosa, a parte questo, che di per sé non è una critica, è solo che a vederlo da fuori fa un po' strano, no? Pensare, ok, serve andare su Duviri per fare delle armi che comunque grosso modo mi serviranno da altre parti. Però poi ci rifletti su e ti accorgi che sì, cazzo è vero, il circuito di Duviri ha veramente poco. L'essenza di Duviri è il combattimento col Drifter, secondo me, e l'esplorazione in quel mondo onirico. Cose che mancano completamente nel circuito. È vero anche che l'essenza, il fatto che sia un roguelike, in realtà questo elemento c'è anche nel circuito. Quindi forse sono vere entrambe le cose. È un po' Duviri e un po' non lo è. Vabbè, si vede che mi sto stancando, forse è il caso di andare verso una chiusura di questo video. E gli altri contenuti di Duviri. La Duviri Experience e la Duviri Solo Experience, la Duviri Solo Story Mode, non lo so. Carine, mi è piaciuta molto la Duviri Experience, anche se citavo prima, mi pare di aver citato il fatto che mi ha fatto incazzare perché sono morto in Steelpath, vabbè. Però è bella soprattutto nella versione in free roaming, cioè non mi interessa giocarla, sto soltanto farmando risorse, prendendone decreti a nastro. Dopo un'ora che sono lì a prendere decreti, a divertirmi, a fare tutti i contenuti che ci sono, bam, decido di finirla, ho 7000 decreti dietro, spacco il culo a tutti e mi diverto molto. Quanto è figo prendere il decreto del 10% di velocità ogni decreto che hai.
è bellissimo, dai, a un certo punto il cavallo non lo usi più, ti metti praticamente a saltare, scivolare, sprintare, fino a che poi, preso dall'impeto, dall'ebbrezza della velocità, ti lanci e cadi da troppo in alto e muori, ricordandoti che in realtà sei solo un comune mortale con delle ginocchia. Una cosa, tra l'altro, molto bella, Duviri secondo me ce l'ha. Da giocatore di ritorno, Duviri mi ha permesso di spegnere il cervello e di dire: prendo quello che mi danno senza stare troppo a vedere la build. È vero che dovresti dargli un'occhiata comunque, sarebbe il caso. Soprattutto se sono equipaggiamenti tuoi e non roba randomica che ti propina Duviri. Però, da giocatore di ritorno dopo così tanti anni, è stato piacevole poter dire: non c'ho voglia di pensare alla build, prendo quello che mi dà e entro e gioco. E coi decreti ottimizzo magari dove vedo che sono carente. Quindi build standard, ottimizzate con i decreti e via così. È stato figo e mi ha permesso di provare una serie di armi, soprattutto Warframe, perché io ad esempio Grendel l'ho provato così e Kullervo pure. Non so se ne ho provati altri, non mi ricordo. E questo è bello, è figo, sia per il giocatore che ritorna dopo tanto tempo, che non ha troppa voglia di ributtarsi subito nelle build, ma preferisce ributtarsi direttamente nell'azione, sia per un nuovo giocatore al quale viene offerta finalmente la possibilità unica di poter provare in anticipo determinate cose. Ricordatevi che in Warframe, per poter sapere com'è un'arma o un equipaggiamento, l'unica cosa che potete fare, a parte leggere quattro cagate in game, è andare a vedere un video su YouTube. Warframe, ricordatevelo, Digital Extremes deve tantissimo ai suoi vecchi partner, alle community che hanno tirato sulla wiki, Warframe Market, Aleka Frame e altri strumenti che probabilmente non conosco, altre community che probabilmente non conosco. Una buona parte del successo di Warframe la dobbiamo a, non mi ci tiro in mezzo, ma a tantissime persone che hanno contribuito a creare una community che ha portato dei contenuti importantissimi, perché Warframe comunque è carente sotto alcuni punti di vista in gioco di informazioni, e senza tutto ciò che è stato creato dalla community, oggi Warframe non sarebbe il gioco che è, quindi teniamo a mente anche questa cosa. Detto questo, però, io chiudo perché ho mal di gola, non ce la faccio più, sono stanco, spero di avervi tenuto compagnia, che questi 40 minuti, 45 minuti siano stati gradevoli, e lo so, avrò messo un video del cavolo, una survival, una cosa di sfondo, ma questo video non andava visto, andava ascoltato. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!